Nel Vangelo di oggi preso da Matteo, al capitolo 9, dal versetto 35 e seguenti, leggiamo: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Il Vangelo di oggi è ricco di verbi, di azioni che Gesù compie. Percorre i villaggi, insegnando nelle sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità. Quello di Gesù è un continuo camminare, prendersi cura, che rivela il desiderio di Dio di incontrare ogni uomo e tutto l'uomo fatto di corpo e di spirito. Vedendo le folle stanche e sfinite, a forza di seguirlo, Gesù ne sentì compassione, come quella che prova una madre per il proprio figlio. Gli uomini, afferma l'Evangelista, sono apparsi a Gesù stanchi e sfiniti, come pecore senza pastore. Ma nello stesso tempo l'umanità sembra a Gesù come una messe promettente, pronta per essere raccolta, la quale attende operai che sono pochi. Tuttavia, nonostante lo scarso numero di mietitori, non deve mai prevalere lo sconforto, ma l'umile e insistente preghiera. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Viviamo in un'epoca in cui tanti sono smarriti dinanzi al male e hanno la tentazione di chiudersi e di cercare un comodo rifugio. Per questo Gesù invita i discepoli a pregare con insistenza, perché non manchino gli operai del Vangelo, non manchino coloro che attraverso la parola e l'Eucaristia comunicano in ogni tempo quel potere che rende bella e feconda l'esistenza dell'uomo. Sempre dobbiamo pregare il padrone della messe, che è il Padre, perché mandi operai a lavorare nel suo campo, che è il mondo, e ciascuno di noi lo deve fare con cuore aperto, con un atteggiamento missionario. La nostra preghiera non deve essere limitata solo ai nostri bisogni, alle nostre necessità. Ci ricorda Papa Francesco, una preghiera veramente cristiana se ha anche una dimensione universale. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.